Ma sì, ci credo sì, perché no, io intanto non faccio mai pronostici, quindi non voglio dire niente. Però l'anno scorso, voglio dire, qui abbiamo pareggiato, là a un certo punto eravamo 1-1, quindi eravamo qualificati, si era zittito il Camp Nou, quindi io credo che giocheremo questa partita. Certo, incontriamo la squadra più forte del mondo. Se guardi il centrocampo e vedi questi quattro signori, Xavi, Iniesta, Busquets e Fabregas, pensi alla Spagna che con questi giocatori qui ha vinto negli ultimi anni due europei e un mondiale, quindi certamente è una partita difficilissima. Giochiamo contro la squadra certamente più forte del mondo. Senta, io guardi, davvero non mi piace fare pronostici, io analizzo le cose che sono successe, non ho capacità di vedere il futuro, purtroppo. Crede che il gran favorito per questa Champions League è il Barcellona? Barcellona è il club più forte del mondo e quindi è sempre il favorito. Poi non sempre i favoriti vincono, ma il Barcellona è favorito perché è la squadra che gioca il più bel calcio, ha il giocatore più forte del mondo, secondo me è più forte di tutti i tempi. Io credo più forte di Pelé, più forte di Maradona, più forte di tutti, che è Leo Messi, e ha un centrocampo soprattutto che è stellare, che mi piace molto.